Buongiorno, benvenuti a questa rassegna stampa di oggi 13 agosto. Vediamo subito che cosa è successo sui giornali principali. La cosa incredibile, se mi permettete, da un punto di vista giornalistico, dal mio punto di vista giornalistico, è che questo scandaletto dei 600 euro che avrebbero preso 5 parlamentari e poi se ne scoprono soltanto 2, guarda caso, della Lega, nasce da Repubblica. Ma poi dopo a cavalcare questa storia, questa grande storia del nulla, è il Corriere della Sera, che sente l'odore di mani pulite, insomma sente l'odore della casta, di stelle, di Rizzo, di quella roba lì, anzi Rizzo non c'è più al Corriere della Sera, quindi sono lì subito che ci riportano la grande casta e Repubblica sembra vergognarsi del suo scoop. Quello che succede è che oggi la Lega sospende i 2 poveracci accattoni che si sono permessi di prendere questi 600 euro, ma io vorrei ribadire la cosa che ieri ho letto su un pezzo di Nordio del Messaggero, e cioè l'ex magistrato ha raccontato a tutti quanti voi che siete a casa, perché poi dopo un po' ce le dimentichiamo queste cose, che non c'è nulla di illegale dal punto di vista penale, è una schifezza dal punto di vista, diciamo, di un politico che guadagna 13.000 euro chiedere i 600 euro, ma stiamo facendo, e dunque la Lega sospende i suoi politici, Zaia fa il moralizzatore, ma ragazzi è molto peggio, si chiede oggi Libero, rispetto a una storia che voi avete trovato sul mio sito e che io raccontai 2 settimane fa, e io non potevo credere che sarebbe finita come è finita oggi. Oggi Libero ce lo dice, che nel decreto rilancio, il governo trova il modo, in una piccola clausola, di far sì che il papà della fidanzata del presidente Conte, che ha un albergo e che incassava, il papà della fidanzata di Conte incassava la tassa di soggiorno, ogni persona che arrivava al suo albergo doveva pagare 4-5 euro a Roma, lui incassava questi 4-5 euro e non li dava al comune di Roma, questa è la tassa di soggiorno, viene condannato penalmente, patteggia, e il governo nel decreto rilancio che cosa prevede? Prevede nel decreto rilancio che se tu incassi dei soldi per il decreto per le tasse di soggiorno e non le dai al comune di competenza non è più penale ma è amministrativo, cioè ci fanno un mazzo così dal punto di vista amministrativo ma non da quello penale. Bene, cosa succede? Io lo scrissi questa cosa perché me ne accorsi di questa norma non ad persona ma incredibile nel decreto di lancio che fece il governo nel pieno della pandemia, ma quale cavolo di problema è questa cosa della tassa di soggiorno? Tanto non c'è nessuno che soggiorna negli alberghi, che cosa ve ne fotte voi di depenalizzare questa roba? La credevo ridicolmente messa lì. Però consultai molti avvocati, molti purtroppo magistrati, che non mi dissero quello che oggi leggo su Libero, e cioè, non potevano dirmelo, che l'avvocato del suocero di Conte, cioè quello che oggi scrive Libero, il signor, come cavolo si chiama, non me ne frega neanche niente di sputtanarlo dal nome e cognome, beh, questo signore ha chiesto la revisione del processo, perché lui patteggiò, ma ha chiesto la revisione del processo. Allora, in un mondo in cui c'hai Conte che secreta il comitato tecnico scientifico, dice una bugia sul fatto della chiusura delle zone rosse, Conte che sta spendendosi 200 miliardi che non ancora ha ottenuto, Conte sul quale c'è un problema che il comitato tecnico scientifico ha detto non chiudere tutta l'Italia e lui chiude pure il sud e smeniamo 100 miliardi, Conte per cui abbiamo disoccupazione, che non è solo colpa di Conte, è anche colpa delle congiunture, in questo grande casino mondiale noi di che cosa ci stiamo occupando? Ci stiamo occupando di 3 stronzetti che hanno preso i 600 euro e sono parlamentari, posto che non è illegale e posto che notai, avvocati, chiunque poteva prenderli con redditi anche superiori a quei parlamentari, certo quei parlamentari più brutto, non li sto difendendo in sé, sto difendendo la nostra follia di guardare il dito e non la luna, dito e non la luna che oggi, ieri Capezzone lo spiegava benissimo, ma oggi mi sembra che è uscita anche negli altri giornali, perché il garante della privacy ad esempio dice ma come mai sono usciti questi nomi, ieri lo diceva Capezzone, ovviamente poi i giornali oggi se ne sono accorti con un giorno di ritardo, ma per esempio per quale motivo c'è una commissione antifrode della INPS che becca 2000 politici che prendono questo bonus da 600 euro? Che cosa ci c'entra la commissione antifrode? Nel senso che non c'è nessuna frode. Allora, voi potete definire che questa cosa non vi piaccia, ma non c'è nessuna frode nel prendere questi 600 euro. Perché Tridico fa questa cosa? L'altro giorno in un piccolo retroscena si sosteneva che Tridico, dopo aver fatto tutto il casino sulla cassa integrazione, volesse farsi ben volere dal Movimento 5 Stelle, ed ecco piazzata là, basta vedere i meme che si fanno di Maio e gli altri, si devono dimettere sti cattivoni, ho visto un meme che dice dobbiamo ridurre i parlamentari, ora c'è il referendum sui parlamentari, soltanto Simone Baldelli di Forza Italia sta facendo una battaglia incredibile su questa vicenda, perché tutto il resto del mondo va dall'altra parte, guarda caso nel momento in cui si cerca di fare
fare un po' di casino su questo referendum per il taglio dei parlamentari, quelli là che cosa dicono? Avete visto? Ci sono i cattivoni che prendono i 600 euro e giusto ridurre i parlamentari. Ragazzi, questa non è logica, questo è problema scientifico nel cervello, cioè questa cosa qua la può dire... Ma non pensavo che Di Maio potesse inventarsi una minchiata, perché con tutti i limiti Di Maio mi sembrava un ragazzo che comunque sapeva fare 2 più 2. Ragazzi, ve la spiego semplice. Se ci sono 1000 parlamentari e tra 1000 parlamentari ci sono 5 persone che hanno preso il bonus dei 600 euro, non è riducendo quei 1000 parlamentari con una riforma costituzionale a 600, a 300, a 100 che risolvi il problema della loro capacità, del loro merito, della loro furbizia, anche perché qui non hanno rubato nulla. Vi segnalo che tra i 1000 parlamentari uno potrebbe dire, ma se il Presidente della Commissione che si occupa dei fondi europei e uno con la terza media, vero che io ho difeso questo tal Battelli del Movimento 5 Stelle, se abbiamo questi della terza media dobbiamo ridurre i parlamentari, e no, non funziona così, se riduci i parlamentari non è detto che quelli che hai ridotto non prendano la terza media o non prendano i 600 euro, ma questa logica non è chiara. Quello che è chiaro è che questa roba di Tridico è i nostri dati, guardate che l'INPS c'ha tutto, c'ha i dati sulle nostri pagamenti alle colf, i dati se ce l'abbiamo, quanto li paghiamo, quando li abbiamo, dove li abbiamo, dove li abbiamo assunti, quanto prendiamo, le nostre disoccupazioni, dei nostri familiari. Il grande fratello fiscale che i giornali hanno raccontato negli anni scorsi fa sì che loro sappiano anche come usate la carta di credito. Volete voi che Tridico controlla i vostri numeri? Volete voi che uno come Tridico possa utilizzare, no, contro chi non gli sta simpatico, il leghista di turno, il giornalista di turno? Io temo che cosa possa... uno stato di polizia, altro che psicopolizia. Noi affidiamo a Tridico le informazioni della nostra vita personale che lui può utilizzare. Poi certo, questi sono dei cazzoni che hanno usato i 600 metri, ma chi di noi non è un cazzone? Chi di noi non ha qualche cosa che non vuole che sia pubblico? Non so, la mia cartella per esempio sanitaria, io non vorrei che Tridico diffondesse la mia cartella sanitaria. Nel momento in cui arriviamo al Covid, non facciamo entrare in Italia quelli che arrivano dalla Grecia, dalla Spagna, dalla Croazia. Oggi ho letto, tra l'altro Di Vico oggi ha fatto, vabbè, ma poi ne parliamo, stupenda oggi, l'isola di Pag. Un tempo c'era l'isola di White, no? Dove si facevano i cannoni, dove si facevano tutti quanti, arrivavano, bevevano, si ubriacavano, eccetera. Adesso sapete qual è il problema dell'isola di Pag in questo mondo alla rovescia? Che i ragazzini di 20 anni vanno all'isola di Pag in Croazia e il problema è che tornano in Italia col Covid, che non gli farà assolutamente un cazzo. Ma sapete di che cosa hanno paura? Che vanno all'isola di Pag a prendersi il Covid, non che vanno all'isola di Pag a farsi come delle scimmie o a guidare ubriachi o a dormire in mezzo alla merda in cui normalmente un ragazzino a 17 anni va a dormire completamente strafatto. Può succedere, sì, può succedere, perché all'isola di Pag e all'isola di Ibiza, quando tu andavi in discoteca, il problema non era prendersi il Covid, ma forse qualche altra malattia, magari venerea, però adesso col Covid è finita là, i ragazzini non possono andare all'isola di Pag. Io vorrei vedere com'è l'isola di Pag, magari all'isola di Pag c'è un'isola, diciamo, sessualmente poco libera, senza droghe, senza alcol, tutti lì corretti, ma che ballano prendendosi il Covid. Avete capito il paradosso? Spero che l'abbiate capito, cioè un paese che pensa che ci possano essere, basta andare in giro nelle spiagge italiane, stanno tutti uno attaccato all'altro, che pensate, a Forte dei Marmi dove c'è quello sindaco là, sceriffo, quello là, il medico, no, che ha salvato i bambini, pensate quello lì, e anche i campi da tennis, pensate che lì a Forte dei Marmi non ci sono assembramenti, pensate che a Gaeta non ci siano assembramenti, pensate che a Ostuni non ci siano, grazie al cielo ci sono gli assembramenti, però il problema è l'isola di Pag, quelli che vengono dalla Spagna, quelli che vengono, uno va a Ibiza in una casa da 50.000 euro alla settimana, il problema è quello. Ragazzi, siamo completamente fuori. Oggi leggo Miozzo del CTS che mi dice tra poco dovranno ritornare, saranno inevitabili lockdown. Sì, sono inevitabili lockdown. Mi spieghi quanti malati ci sono, quante terapie intensive ci sono in Italia? 50 terapie intensive. Grave, sì, grave. Non meno grave del fatto che oggi sono morte 6 persone in un burrone, no? Ma che facciamo? Evitiamo di guardare le stelle perché ci sono 6 persone che sono andate a finire nel burrone? Io penso di no. Penso che nella vita ci sono 1700 persone che muoiono ogni giorno in Italia, ma oggi il fatto che ci siano 10 morti di Covid fa sì che noi si chiuda i rapporti con tutti i paesi stranieri. Comunque, continuiamo così, anche perché io so che la mia linea è più isolata di quella di un lombrico che tra poco pubblicherò su Instagram. A Capodichino, nel frattempo, abbiamo perso 5 milioni di passeggeri, loro sono convinti che si debba, leggo oggi sul Mattino,
che si debbano chiudere le frontiere. Io dico chiudiamo tutto, ma chiudiamo tutto, chiudiamo le frontiere, chiudiamo i bar, chiudiamo. C'è un parlamentare grillino geniale che ha proposto che non venga più permessa la licenza a chi vuole aprire nuovi ristoranti. Cioè questa è l'idea, no? Siccome questa è proprio, no, e non so come dire, ma neanche 1984, il ragionamento comunista di questi quattro grillini. E cioè, noi che facciamo? Abbiamo chiuso il paese, mettiamo paura al paese, diamo un allarme dietro l'altro e poi, siccome le iniziative economiche vanno male, impediamo che ne nascano di nuove per poter far sopravvivere le vecchie. E quindi, in una specie di economia chiusa alla Mazzuccato, noi abbiamo risolto i nostri problemi. Perdiamo soldi, lavoro, prospettive, eccetera. Grazie al cielo la follia non è soltanto italiana, ma quindi questo un pochino ci aiuta. L'Azzolina ci ha spiegato che adesso arriveranno i banchi, altra follia. Cioè, in un momento in cui la scuola ha bisogno di formazione, di capacità, di mezzi, di laboratori, beh, noi stiamo spendendo 3 miliardi di euro per dei banchi totalmente inutili che fanno brindare, ah, ce l'abbiamo fatta, 3 miliardi di banchi, come se noi teniamo distanziati a un metro l'uno dall'altro queste persone e prendiamo dei banchi da società, ovviamente straniere, perché lì c'è la globalizzazione che in quel caso piace, perché, e che poi non arriveranno a settembre ma arriveranno a ottobre o novembre, perché era completamente impossibile per le aziende italiane, come avevamo spiegato a tutti quanti, di farlo. Sallusti oggi si cucina Sala, fa bene, e tra l'altro Sallusti lo fa un po' con rimpianto nel cuore, perché dice Sala è pure amico mio, ma sto Sala deve essersi bevuto il cervello se pensa che a Milano, l'unica città non denuclearizzata, come un tempo si diceva in quelle minchiate di cartelli, ma la città degrillizzata, perché la decrescita felice a Milano faceva orrore, beh, questo qua, l'uomo, il sindaco delle come si chiama, corsie, delle corsie per i monopattini, beh, quello dice facciamo l'alleanza con Grillo. Io vorrei candidarmi a Milano, ve l'ho detto, io vorrei candidare. Il mio programma su Milano, sto a scherzare ovviamente, sto a scherzare, ma se io mi candidassi per Milano io farei la prima delibera, si aboliscono tutte le piste ciclabili di Corso Venezia e Corso Buenos Aires, tutte abolite, immediato, tre strade, autostrade, lì voglio autostrade, si aumenta la velocità di quelle strade a 120 all'ora, cioè morti in continuazione in quelle strade, si toglie la zona pedonale di, come si chiama, del castello, tra l'altro rifatto nel 1900, quindi insomma possiamo anche rimettere, è bello solido, si ritoglie tutta quella zona pedonale, si rifà una bellissima strada con degli alberi, con dei bar, con sai che possiamo fare? Delle spiagge, facciamo delle spiaggette, ecco, questo è il mio programma per fare una Milano da bere, quella degli anni 80, sto scherzando ovviamente, però il concetto è che qui veramente ci si improvvisa tutto, cioè l'idea che Sala possa decidere di fare l'alleanza con i grillini a Milano dà il senso della sconfitta totale, secondo me, di un progetto politico da parte della sinistra. Questo è quello che scrive Sallusti, e quello che dicono anche molti altri giornalisti sulla questione del doppio mandato, perché i grillini ci avevano spiegato i grillini che dopo il secondo mandato si diventava casta, professionisti della politica, dopo il secondo mandato che hanno deciso, ma no, ma lasciamo perdere. Buffagni, che mi sembra più serio di loro, sottosegretario allo sviluppo economico, Buffagni oggi dice una cosa abbastanza banale, però insomma ripete, toc toc, amici grillini, ma vi ricordate quello che diceva Casaleggio, non Babbo Natale, che per loro è come per dire, per me, non lo so, appunto, la fata turchina? Casaleggio diceva una cosa molto semplice, la ripeto perché l'ha scritta molto bene, diciamo, Buffagni oggi, e cioè ogni volta che deroghi una regola, la cancelli, e questo è quello che è diventato il mondo del Movimento 5 Stelle, ci stanno prende per i fondelli, e oggi Di Vico dice grillini campioni di ipocrisie, ogni tanto su Corriere della Sera puoi leggere qualche pezzo interessante, quello di Di Vico è sicuramente. Telese oggi dice votano oggi su Rousseau per trasformarsi in casta, terzo mandato e alleanze con i partiti, quello che loro ovviamente negavano, ma voglio dire, bene o male che facevano, era il motivo per il quale questi avevano raccontato il loro voto. Ma questo però, comunque, io penso, devo dire, spero con un po' di onestà intellettuale, che non sia un mio problema, è un problema dei loro elettori. Se i loro elettori va bene, vada bene, l'unica cosa è che non mi facciano i moralisti con me, questa è l'unica cosa. Se loro vogliono cambiare terzo mandato eccetera, non facciano i moralisti, perché abbiamo tanti piccoli forlani che crescono, certo. Oggi sono forlani a 40 anni, tra l'altro a differenza di forlani forse non hanno studiato, hanno la terza media, ma fra 20 anni ce li ritroveremo tutti quanti come dei forlanoni che stanno là. Sì, parva licet.
sui grillini ve ne ho parlato, sull'Azzolina ve ne ho parlato, beh, e poi il super bonus, quello dei 110 euro, poi staremo a vedere, secondo Italia Oggi è diventato una complicazione mostruosa, e sono le solite norme di semplificazione di questo governo, ma poi l'altra storia, lo scrive benissimo, lo vedete ora sul mio sito, Gervasoni, beh, questa storia di Kamala è stupenda, di Kamala, la vicepresidente degli Stati Uniti, che ha un peso importante perché tutti i pettegolezzi e retroscena americani dicono che Biden non stia così bene, io non lo so, mi auguro di no, ma comunque dicono che potrebbe essere di nuovo la nuova presidenta. Beh, insomma, Molinari dice ricetta liberal per riunificare, accettò, attaccò Biden accusandolo di essersi opposto alla fine della segregazione sugli autobus scolastici, cioè un'eroina dura e pura, una perfetto del Black Lives Matter, ma in realtà è tutt'altro che questo, lo capiamo da Wall Street Journal, ma non solo da Wall Street Journal, dal Foglio di oggi, in cui ci dicono che questa signora è stata procuratore, ha messo in galera un sacco di neroni cattivi e soprattutto è quella che piace a Wall Street per il semplice motivo che questa è fiscal conservative, socially liberal, e come la definisce oggi il Wall Street Journal, cioè liberale nella politica e nei diritti civili, liberale per, vuol dire di sinistra in America, mentre conservativa, cioè di destra, sulle politiche fiscali ed economiche. E tranquillizza, tra l'altro, essendo californiana, essendo una senatrice californiana dal Silicon Valley, il grande potere americano, che quindi vorranno certamente, adoreranno più lei che Trump. Interessante dunque la partita americana, si fa sempre più interessante per un cronista, per i tifosi ovviamente la partita è già persa da Trump, un po' come l'altra volta, perché Trump è comunque il morto che cammina. Ma sulla Harris, la cosa divertente su questa Kamala non è tanto la sua formazione, ma che siamo impazziti per lei, come eravamo impazziti, non so, quando c'è qualche cosa di sapore progressista. Beh, Dario, che vedo che ci stai guardando, e Mileno, è sempre caotico in maniera vistosissima, con l'aria non basta più per capirlo, e non sa più che dire perché non parli della crisi che hai creato nel 2008 il tuo padrone. Beh, sono stupendo, adesso arrivano i cazzoni, quei grillini che arrivano, dei troll che dicono che nel 2008 la crisi l'ha creata il mio padrone, è favoloso. Sono di cortissimo continuo, Isola Verde da schifo, Alessio Niciotto, buondì, sempre chiaro e preciso, bravo, vabbè ragazzi, insomma, vi do un grande abbraccio a tutti quanti voi sul sito nicolaporro.it, questo pezzo secondo me, ci sono due o tre pezzi veramente da non perdere, uno di questi è sicuramente quello di Gervasoni sulla mito della nuova sinistra. Ci vediamo domani come sempre, non sono giovane ma il monopattino è pericoloso, guidarlo è spesa, e la spesa dove la metto, vabbè, ciao!